Uno è transitato anche, ho letto, no, per un albergo, una struttura vicino nel Carrara, tuo, a Carrara, a Carrara, sì, nel, sì. Nel suo territorio. Proprio nel mio collegio elettorale, a Marina di Carrara, è rimasto lì quasi un anno e poi ovviamente si è disperso come altri 560.000 ragazzi e ragazze che sono in giro per l'Italia e non riusciamo, cioè, non, lo Stato non riesce a sapere cosa fanno, dove vanno, di che cosa vivono, come vivono, di espedienti, perché basta andare intorno alle principali stazioni ferroviarie, per esempio, che sono sempre momenti particolari. Nella zona sulla costa nostra, probabilmente anche per il fatto che sulla costa c'è anche, è anche agevolato il fatto del commercio abusivo, il periodo estivo in particolare è più facile, diciamo così, le organizzazioni, diciamo, criminali, perché poi alla fine sono organizzazioni criminali, sfruttano questi ragazzi per la vendita di prodotti, per esempio, contraffatti. All'interno anche della vendita di prodotti contraffatti c'è tutto un sistema, per esempio, di spaccio di stupefacenti, dalla piccola bustina di cocaina sino al panetto di fumo, eccetera, eccetera, e questo basta parlare con le realtà territoriali di Polizia di Stato e di Carabinieri, e sono incontrollabili perché molti di loro, peraltro, non sono neppure identificati e di conseguenza è anche complicato riconoscerli da un momento all'altro, quindi quando c'è un fermo. Quindi siamo proprio in una situazione di grande difficoltà e, come diceva prima, io che ho fatto il sindaco fino a ieri, questa preoccupazione è proprio calata dentro la società e abbiamo una difficoltà enorme anche come amministratori locali, qui non c'è colore, destra, sinistra, centro, abbiamo difficoltà di gestione perché ovviamente tutti, per esempio, tutti i parcheggi delle città o delle piccole città, dei borghi e delle periferie, sono invasi di questi ragazzi che con 2,50 euro ovviamente al giorno non vivono, perché la differenza tra quello che prendono coloro che li accolgono e quello che viene pagato dalle prefetture, dallo Stato, e di conseguenza si devono arrabattare. Si devono arrabattare. Questo è il problema reale. E chi non lo vede, io veramente mi preoccupo per chi non lo vede, perché o si fa finta di non vederlo, o si è consapevoli che esiste e quindi si è complici. E questo è ancora più grave. Allora, Fiano, ieri tra l'altro Matteo Renzi era con Minniti a Firenze, oggi le cronache riportano...